Nicola D'Alonso è qui col peperone dolce di Altino, che è un presidio slow food, e avete presentato in questa edizione mediterranea la calamarata. Calamarata al peperone dolce di Altino con una crema di pecorino delle nostre parti di Montazzoli, e più ci mettiamo una grana molto preparata da noi, che gli dà l'ultimo sapore, l'ultima dolcezza. Un po' di peperone in mezzo, c'è qualche altro ingrediente particolare nostro, e quindi... Farete adesso una grande festa, Altino, come noi sempre. Come sempre, una grandissima festa a cui viene tutto l'Abruzzo, specialmente qui da Pescara, moltissimi vengono a questa festa che faremo il 23 e il 24 agosto. È un palio culinario delle contrade, non è un festival, è un palio proprio. Tutte le contrade si stanno già preparando per questo palio importante, si preparano i loro menù, sono 3 menù per ogni contrada, le nuove contrade si sfideranno a suon di peperonate. Tutti i piatti avranno come ingrediente principe il peperone dolce. Senta, le volevo dire, ormai il peperone dolce di Altino è diventato conosciutissimo, sì, e ci sono tante belle realtà, belle aziende dalle nostre parti che si stanno sviluppando, che stanno crescendo, è diventato una realtà, un prodotto di comunità, diciamo, ecco.